Entrando dal portone principale, la scenografia dei giardini ci appare in tutta la sua bellezza. Stupisce ancora oggi il turista come nel Settecento meravigliava la nobiltà ospitata dal duca nelle sue feste. Il suo intento era proprio quello di creare stupore con un giardino scenografico, fastoso e alla moda, come i giardini delle grandi corti europee di Versailles o di Schönbrunn. Ma era ben consapevole dei limiti di ampiezza e di conformazione dell'area che aveva a disposizione. Incaricò Giuseppe Bianchi che ne curasse la realizzazione sotto la sua supervisione, giungendo in gran fretta a quel risultato spettacolare che doveva essere invidiato da tutto quel patriziato che aveva occupato gradualmente i colli con ville sempre più belle. Si organizzò lo spazio, già impostato ad aiuole di casa Orrigoni, creando una corte d'onore, un ampio parterre con quattro grandi riquadri segnati da piante di tasso potate a palla e a cono, con quell'arte topiaria di antica memoria tipica del giardino all'italiana. Tante però le varianti nello stile alla francese, con l'inserimento di arabeschi fioriti, il largo viale centrale culminante nella fontana circolare, il gioco dei pendii erbosi. Alle spalle il colle del Castellazzo, cosiddetto per la presenza di ruderi di un castello, venne abbassato per ottenere la giusta proporzione. Disegnato da viali a raggiera e scale simmetriche definite da siepi di bosso e ligustro, creando così un fondale scenografico interrotto, a mezza collina, da un'edicola a tre nicchie con statue chiamato grottesco. In alto un belvedere, raggiunto da simmetrici verso di carpini che partendo dal piano, via via salendo, definivano il profilo del colle. Gallerie verdi che riparavano dal sole le dame che passeggiavano nel parco. Altre presenze arricchivano il giardino. Un roccolo per la caccia, tanto amata dal duca, un teatrino all'aperto, orti, vigneti e alberi da frutto a spalliera, sul versante prospiciente il lago. Nell'Ottocento, con i passaggi di proprietà e l'avvento della nuova moda del parco all'inglese, si introdussero nuove essenze esotiche, come sequoie, tuie, pini e cedri, disposte secondo un nuovo impianto più libero e naturale. Il bacino d'acqua per l'orto fu trasformato in lago dei cigni con grotte e cascatelle e al posto dell'orto fu costruita una filanda. Fu aggiunta anche una torre belvedere sulla sommità del colle. Si crearono così due zone contrapposte di due epoche e di due stili diversi che ancora oggi noi riconosciamo. Il comune di Varese, che lo acquistò nel 1882, introdusse altre essenze di pregio e nel 1948 ingrandì il parco con l'aggiunta dell'adiacente proprietà di Villa Mirabello, oggi sede dei musei civici, e il relativo parco con alberi centenari, faggi, liriodendri, ginkgo biloba. Alberi storici monumentali appartengono ancora al grande parco pubblico. Tra tutti spicca un maestoso e possente cedro del Libano.